Buonasera, buon samurai a tutti. E più vaccini e meno gazebo, che le regioni non vogliono, quindi cerchiamo di aumentare le vaccinazioni più che altro e dimentichiamo un attimo le primule che fanno solamente primavera ma non è ancora arrivata. La frase del giorno: confusione, paure personali e presunzione possono presentarsi. Per combattere devi risollevare le tue energie con un forte grido di battaglia. Shoto Kato Sensei. È molto appropriato questa frase del giorno. Paure ne abbiamo avute personali per quanto riguarda un anno di Covid. Presunzione di tutti i personaggi che conosciamo, se salvi chi può. Ma soprattutto non dobbiamo dimenticare quello che sono i nostri principi. La nostra lealtà con noi stessi. Alla mattina, quando ci guardiamo allo specchio, dobbiamo essere coerenti con noi stessi, con le nostre idee, con i nostri principi, che piaccia o no che non piaccia. Abbiamo un nuovo numero di WhatsApp che vedrete sullo schermo. Se qualcuno ci vuole chiamare in diretta, sempre a disposizione. Noi siamo sul canale Well TV 231 nazionale e su Sky 810. In studio, oltre al sottoscritto Spartoca, che si avvicina alla soglia degli 80 e quindi spera nel vaccino, se non che mi toccherà andare in terra russa a farsi vaccinare con lo Sputnik, visto che per 10 anni ho editato la rivista sovietica Sputnik, che vuol dire compagno di viaggio. Non mi dispiacerebbe farmi accompagnare a un bel vaccino. Il mio DNA è un po' particolare. Riesco col mio DNA a farmi un sacco di nemici. È una cosa che non tutti possono permettersi. E fatto di nemici, proprio oggi dovrei citare alcuni esempi. Salterò gli esempi, ma vediamo. Siamo in tema ancora di elezione, a mio modesto senza fair play, per quanto riguarda la federazione fisica, ma soprattutto si è sentito il peso della puntata precedente per quello che ha letto il maestro Franco Cappelletti. I messaggi al sottoscritto proseguono. L'ultimo era caduto così dal cielo e mi diceva un buon avvocato. Prendiamone atto. È arrivato oggi in redazione da Well TV una lunga email di una persona che non voglio citare. Non capisco perché è stata mandata a Well TV, quando Well TV è il nostro operatore televisivo. Ma questa trasmissione è di Samurai Channel, quindi se qualcuno deve scrivere, scriva direttamente a noi e noi risponderemo. Una delle prerogative che ho sempre determinato è esprimere le mie idee e se qualcuno vuole venire in trasmissione basta contattarci direttamente. È inutile cercare di intimidirci con lettere, email e dialogare con intermezzi con altre persone. Ci sono i miei numeri personali, quando servono potete chiamarmi a qualsiasi ora, 24 ore su 24, un po' come la pubblicità ai vecchi tempi dell'Air France, 24 ore a votre service. Oggi sono assenti i nostri mecenati, sono industriali, beati loro che hanno un sacco di lavoro da svolgere, Lia Salvetti, presidente del Bushido Palestre, nonché Luciano Rocca, il punto di riferimento di certe aziende importanti qui nel Bresciano e non solo. Il lunedì, vi ricordo, la trasmissione La Luna nel Pozzo, che va in ribattuta dopo la nostra trasmissione. Noi saremo in ribattuta sabato alle ore dalle 14 alle 15. Quindi siamo in trasmissione 4 volte alla settimana. Cosa
Con chi con me in studio abbiamo Carlo Maurizi. Buonasera. Maestro settimo dan, ma soprattutto è un po' un giovane Spartacan della comunicazione. E tra l'altro è responsabile del karate per i rapporti con la scuola. È un copione. Come si potrebbe dire a scuola di una volta, è colui che ti sbircia tutto, no? E ne fa qualcosa di suo. Questa è una cosa molto, molto importante, perché bisogna lasciare spazio ai giovani. Sono loro che saranno il futuro, non noi abbiamo fatto il passato, un po' il presente, e chissà, il sol dell'avvenire non sorge più, tra l'altro. Siamo collegati con il presidente Domenico Falcone, presidente della FIGICA, che aprirà questo nostro dibattito di oggi dedicato al karate amatoriale e soprattutto alla collaborazione tra la FIGICA e la FICTA, che lo scorso anno ha fatto ben 30 anni. E ci collegheremo con il professor Achilli, che è il presidente della FICTA, da Ferrara, la città delle biciclette, e a Bologna, la dotta da Beppe Pernati, Giuseppe Pernati per essere più esatti, vicepresidente e segretario generale della dotta di Bologna. Nonché, non dimentichiamo, il personaggio principe di questa iniziativa, Sergio Donati, uomo di finanza della Mediolanum, ma soprattutto eclettico paracadutista della Folgore, che ci sta dando il massimo della sua energia su questo discorso relativo al karate amatoriale. Quindi, non l'ha detto l'ultimo, come dicono gli inglesi, the last but not the least, Sergio Donati sarà il numero due di questa nostra trasmissione. Difficile, perché per la prima volta abbiamo ben 4 collegamenti in diretta. Abbiamo fatto un po' i miracoli per fare questi. Siamo in clima Mario Draghi. Presto avremo una nuova coalizione, che speriamo che non sia una nuova accozzaglia. Vedremo chi sarà il nuovo ministro dello sport. Giancarlo Giorgetti? Chissà. Comunque, ricordando quello che dissi qualche mese fa, anzi quasi un anno fa, 17 mesi per essere esatti, l'ex ministro Spadafora ha dichiarato che non era preparato al Dicastero dello sport. Forse era meglio che non lo prendeva in mano se non era preparato. Ma comunque, ormai quello che è stato fatto è stato fatto. Si dice che si apre il 5 di marzo, palestre, piscine, club. Noi siamo qui apposta. Tutti i nostri colleghi avevano una parola d'ordine, era la più semplice. Vogliamo lavorare. Permettetecelo, vediamo. Adesso la parola al presidente della FICA, Domenico Falcone, lì pronto sul suo seggio reale, a casa o in ufficio, non sappiamo. No, bene. Sono a casa, Spartaco. Grazie dell'invito, un caro saluto a te, ai tuoi ospiti, un abbraccio al professor Achilli, al maestro Perlati, a Sergio Donati e a Carlo Maurizi. Io è solo un breve saluto che voglio portare, non posso parlare di karate amatoriale, di karate tradizionale, il mio compito è proprio intanto ringraziare il presidente Achilli per questo percorso fatto insieme, è stato molto produttivo, molto istruttivo. Matteo Pellegone sarebbe contento in questo momento, perché è stato lui a lanciare l'idea diversi anni fa, noi ci siamo mossi su quella traccia, è stato un lavoro molto proficuo, molto bello, abbiamo arricchito il karate della nostra federazione, loro sono grandi esperti del karate tradizionale e quindi si è trovato un punto d'incontro e di collaborazione molto proficuo. E ringrazio il maestro Donati che ha dedicato tanta attenzione a questa attività che ritengo importante, è stata molto apprezzata dai nostri tecnici, come
spero anche questa condizione di reciprocità anche da parte della federazione della FICTA. Io che cosa posso dire? Veramente una grande gioia, siamo in un momento importante per la federazione, fra poche settimane ci sarà l'assemblea, quindi poi un nuovo consiglio federale, i nuovi consigli di settore porteranno, svilupperanno ancora di più questo, partiranno proprio da qui, da quello che stiamo lasciando, questi studi, questi continui approfondimenti su questa tematica, credo che faranno sì che il prossimo consiglio potrà innestarsi su questa strada e arrivare sempre più a un maggiore potenziamento dell'attività, visto anche i riscontri positivi che abbiamo avuto nel nostro mondo. Io vi ringrazio, quindi vi auguro un buon lavoro, ascolterò ancora gli interventi dei tuoi ospiti e poi Spartaco, c'ho la relazione dell'assemblea che sto leggendo, i bilanci programmatici, quindi ho diverse cose da fare, quindi, e fra l'altro ho scoperto, posso dire, che con molta, cioè forse il lockdown ci ha fatto dimenticare un po' gli anni precedenti della federazione. Ieri ho consegnato ai vicepresidenti i bilanci programmatici, lì ho scoperto delle cose estremamente interessanti di quanto lavoro è stato fatto e dei risultati che la federazione ha avuto. Ce li siamo dimenticati, non solo io per la verità, e quindi sarà bene, sarà mio compito ricordarlo in sede di assemblea. Grazie e buon lavoro a tutti. Auguri Presidente. Buonasera Presidente. Mi raccomando nella tua relazione di non dimenticare qualche punto importante. Prima di passare la parola a Sergio Donati, il copione prezzemolo Carlo Maurizi ci ha portato delle fotografie. Ce li vuoi così illustrare prima, tanto che prepariamo i collegamenti? Vediamo cosa ci hai portato del passato storico sul karate amatoriale. Vediamo cosa dice la nostra regia. Tanto ricordo che ieri c'è stato... Eccole qua. Ecco, qui torniamo indietro di tanti anni, siamo a Ferrara, c'è, vedete... alla mia sinistra il sindaco Soffritti con Achilli e poi c'è una squadra cioè, dove io ero il capitano, che abbiamo finalmente battuto i giapponesi, la squadra di Naito, che era dal 74 che vinceva sempre. Beh, chi era alla sinistra il sindaco è normale, a sì. Bologna sono tutti a sinistra. Bene, perciò mi fa piacere essere qua col maestro Perlatti e con il professor Achilli, insomma. Qui è il trofeo Topolino, ecco qua, vedete c'è proprio tutta l'elite, c'è Aschieri, c'è Perlatti, c'è diciamo Domenico Falcone, e questo primo intervento che abbiamo fatto sempre sui bambini. Io lavoro con la scuola e sicuramente questa è un'iniziativa trasversale molto importante, perché il karate, il judo, lotta si prestano bene come educazione e formazione per i bambini, perciò questo è stato un primo rapporto fatto in sinergia con la FICTA. Qui vediamo sempre, penso che siamo al Palafilcam, dove Domenico Falcone ha ospitato i campionati assoluti della FICTA, perciò è sempre un ringraziamento a Donati, che dopo 30 anni ci ha fatto rincontrare. Bene, allora, la prima fase l'abbiamo passata, entriamo nel tema della nostra serata. Sergio Donati, sei pronto? Non lo sentiamo? Intanto dicevo che ieri ci siamo collegati con Tokyo per i primi dettagli sulle Olimpiadi, che saranno una cosa incredibile, niente strano. Ecco qua, Sergio Donati, caro, eccoci. Caro vicepresidente, ancora fino al giorno 27, giorno di paghetta, no? Allora, parliamo subito, entriamo subito nel vivo. Il karate ha scelto la sua squadra con ben due donne, la squadra per il giorno 27 di paghetta. Chi sono le due ragazze? Ce le vuoi presentare? Velocemente. Ma sono presenti loro o le devo presentare? No, non sono presenti le due ragazze, però il karate ha due donne al posto di una donna per settore, è giusto citarle, no? Perché sembra che siamo contro le donne, eccetera.
Allora, Spartaco, per consigliere tecnico si presenta Daniela Berrettoni, che è tecnico responsabile dell'esercito. Per consiglieri atleti si presenta Laura Pasqua, che credo non abbia bisogno di essere presentata, è una campionessa, è da tanti anni sul tatami. E ha passato praticamente la sua giovinezza nella nazionale italiana, pertanto insomma sono veramente due personaggi, anche perché Daniela, prima di essere tecnico, anche lei è stata un valente combattente, ha fatto kata, insomma è stata veramente insomma una grande campionessa. Quindi io credo che due personaggi illustri in un momento importante, giusto? Sì, la squadra credo che sia una squadra molto equilibrata, composta dal professor Aschieri, da Giovanni Mallia, esperienza, competenza, credo che non ci sia bisogno nemmeno di presentarli, perché insomma li conoscono tutti. Bene, vuoi parlarci allora del discorso di questa serata? Cartea amatoriale, perché abbiamo... Ecco. E hai soprattutto tu messo in campo un'idea, un principio, una evoluzione di quello che è il discorso del karate, diciamo della fisica, che per tanti anni è stato molto legato alla competizione, all'agonismo, certe volte anche un po' spregiudicato. Dici? Ma innanzitutto vorrei dire che questa... È un lavoro che abbiamo fatto insieme al presidente Chilli. Io non ne voglio avere esclusivamente la progenitura, perché effettivamente è stato un lavoro che abbiamo fatto insieme, nasce da un'idea che abbiamo avuto in comune. L'abbiamo sviluppata cercando, diciamo così, di dare dei contenitori a questo culturali, a questa offerta, insomma, che io devo mancare della nostra federazione. Ci siamo messi a pensare quali potevano essere, diciamo così, i contenuti del metodo, e effettivamente lavorando prima con il presidente, poi successivamente con Beppe Perlati, che come sapete tutti è un maestro che ha di competenze, e poi con Luciano Puricelli. Ora scusate, ma io sento... Cos'è il collegamento che non va bene? Sentiamo la regia. Che non mi permettono di farlo. La regia, il collegamento sembra che non sia perfetto. Intanto che vediamo se la regia sistema il collegamento, io direi Federica Chilli, che è lì presente, la mia collega giovane giornalista che lavora al Resto del Carlino, aveva impredicato una domanda proprio per te, Sergio Donati. Federica, mi senti? Sì. Mi senti? Non mi sente. Federica? Mi sentite? Non ti sentiamo bene. Non si sente il collegamento. Federica? No. 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 Sicuramente c'è qualche problema tecnico. Sentite adesso? Sì. Adesso sì. No, avevi impredicato una domanda precisa per Sergio Donati. Sì, un anno di diciamo lavoro diverso, una cosa che il karate non avrebbe mai pensato, è andato online. Non si è sentito bene, almeno dal mio punto qui in studio,
Non ho capito bene la domanda, la vuoi ripetere per cortesia? Un anno? Federica? Problemi di carattere tecnico. Intanto che vediamo che la regia sistemi il tutto, ieri dicevo, mi ero collegato con Tokyo, dove è uscito il primo vademecum per giornalisti, squadre che andranno a Tokyo. Non ci sarà la stretta di mano, non ci sarà il contatto con gli atleti non potranno salire sui mezzi di trasporto, non andare nei musei, eccetera, eccetera. Cioè praticamente sarà una Olimpiade tutta chiusa. Ammesso e non concesso, comunque il governo giapponese ha messo a disposizione 1.500.000 preservativi. Adesso ci ridiamoci sopra, cioè non c'è contatto, però 1.500.000 preservativi, si potrebbe pensare che c'è un contatto piuttosto impegnativo. Piuttosto impegnativo. Allora, riprendiamo il collegamento con Donati. Bene, Sergio, sei pronto? Sì, sì. Ah, adesso sì, perfetto. Prego, prego. Stavi dicendo che della squadra, di un anno di lavoro, i rapporti con il professor Achilli, eccetera. Sì, ma allora, se posso andare avanti... Certo, certo. Sì, volevo dire che questo è stato, diciamo, sì, un progetto che abbiamo portato avanti con il professor Achilli e poi successivamente con i dirigenti della PICTA, Giuseppe Perlatti e il professor Luciano Puricelli. Da qui siamo andati avanti, abbiamo creato dei contenitori culturali che diciamo, sì, ci hanno consentito di creare lo scheletro per questo metodo. Questi contenitori sono contenitori che dicevo prima culturali, quindi storia, medicina, quindi alimentazione, biomeccanica, eccetera, eccetera, e soprattutto poi il clou, il karate, e quindi le tecniche di karate, la filosofia del karate, tutto quello che diciamo così è inerente il nostro sport e che consente diciamo così di inquadrare il karate sotto l'aspetto del movimento e sotto l'aspetto della spiritualità e della filosofia. Quindi diciamo riprendere un vecchio adagio di cos'è il karate e riproporlo in tempi più moderni. Sentiamo se esatto. Federica Achilli è pronta per la domanda che aveva in serbo per te, Sergio. Federica? Sì, adesso? Sì, prego. Perfetto. Dicevo, un anno duro, un anno ancora impegnativo, dove il karate si è svegliato in una piattaforma online. Il maestro Donati è stato questo fatto, sembra una squadra, di realizzare tutti i collegamenti, tutte le manifestazioni per essere spuntatami in diretta. Quindi un anno di lavoro online. È stata una bella passione e soprattutto bruttissimo, bruttissimo collegamento. Allora, Spartaco, hai capito qualcosa? Ma diceva, da quello che ho capito, Federica diceva che è stato un anno importante di lavoro sia fuori che dentro il tatami, e un anno che chiaramente riserva molteplici cose. Aggiungerei una cosa importante: è vero che hai fatto un passo a sinistra o a destra, come si vuole, no? Nell'ambito della futuro Consiglio federale, ma il discorso del karate amatoriale rimarrà nelle tue mani, giusto?
che cercherai di portare avanti sempre con la tua squadra, giusto? Scusami, io sono abituato per formazione a dire le cose come stanno, nel senso che ci sono dei ruoli, ci sono delle gerarchie. Io sono chiamato dal prossimo consiglio di settore a gestire il carattere amatoriale, lo farò con tutte le mie forze, questa è funzione. Ecco, però per ruolo devo dire che bisogna aspettare il prossimo consiglio. Beh, questo è chiaro, è evidente che il giorno di paghetta è il 27, dal 28 mattina ricominciamo giusto la bagarre per 4 anni. Un quadriennio con 2 Olimpiadi, va bene che il karate per adesso penserà alla prima, un passo alla volta, come si dice. Prima di... Allora, scusami, diciamo, allora, facciamo un altro punto sulle cose, allora. Diciamo che quest'anno che è passato in pieno Covid ci siamo veramente tutti dati da fare perché le nostre società non si sentissero soli, i nostri atleti avessero, diciamo così, la possibilità di continuare a praticare karate. Abbiamo fatto molta formazione. Abbiamo parlato con tutti, abbiamo fatto delle interviste, siamo, diciamo così, cresciuti sotto l'aspetto culturale veramente in maniera esponenziale, perché abbiamo lavorato molto per tenere insieme i movimenti. Credo che ci siamo riusciti, sia noi che la FIFA. Bene, allora sentiamo a questo punto il professor Achilli, che ormai è da 30 anni e più che porta avanti la federazione, qui è l'ISI, l'Istituto Shotokan Italia. Professore, mi senti? Ci siamo? No, non l'hai persa, Federica. Sentite? A te sì, non sentiamo più Spartaco. Non mi sentite? Hanno perso la connessione. Diciamo che oggi è la giornata delle interferenze. C'è qualcuno che che sta sabotando la trasmissione. Problemi. A parte questo dettaglio, ripeto. Il professor Achille è pronto? Sembra di no. Pronto? Gabriele, buonasera. Non mi sente? Non mi senti? Non mi sentono? Allora, vediamo intanto qua. Qualche altra foto, Maurizio, meno male che hai portato le foto, oggi saremo bloccati. Vediamo le foto. Vediamo un po' queste foto. Bene, qui siamo a Follonica, sempre nell'ambito di questa collaborazione. Devo dire che Achilli e la FICTA sono sempre stati presenti a queste attività promozionali. Vediamo un'altra foto, sempre a Follonica. Tutto lo staff della FILCAM e della FICTA a documentare la volontà di questa collaborazione, di cui io sono molto contento perché sono nato con loro, poi il mio è stata una scelta di un karate agonistico, ma il tradizionale è sempre nel cuore. Pratichiamo lo Shotokan, sono allievo di Baleotti, di Balzaro, di Ruffini, grandi campioni dello Shotokan, e continuo a praticare. Non combatto più, ma i kata li faccio ancora. Beh, combatto tutti i giorni su Facebook. È chiaro, la mia aggressività. Qui dove siamo, di bello, è scattata la foto. Lì mi sembra, ecco, qui siamo al trofeo Topolino. Ecco, voglio ringraziare un gran personaggio che molti si dimenticano, specialmente Benetello. Benetello ogni tanto mi piacerebbe che ringraziasse anche Ruberti. Che l'ha votato. Ruberti e Sodero. Perché questi atleti friulani
veramente sono frutto della scuola del maestro Ruberti e sicuramente del professor Aschieri. Mi sembra strano, mentre io ho 70 anni, continuo a ringraziare il mio maestro Baleotti, Balzarro, che questi giovani bravissimi che sono arrivati a livello mondiale non si ricordino mai da dove sono venuti. Non è polemica, ma lo ribadisco, gliel'ho detto anche, secondo me la riconoscenza è dovuta. Poi le strade si dividono, ma per i nostri genitori, per i nostri maestri, la riconoscenza secondo me è un segno di grande rispetto, è quello che ci dovrebbe insegnare questa disciplina. Riconoscenza è una parola che è stata cancellata nel nostro ambiente. Vediamo se riusciamo a collegarci con il professor Achilli. Ecco, volevo commentare questa foto. Questa è una foto secondo me molto importante. Siamo a Ferrara, dove il professor Achilli, con la collaborazione di, non mi ricordo come si chiama, quello sulla mia sinistra con la camicia bianca, hanno organizzato questa manifestazione che mi auguro che venga ripetuta, Giovani per l'Europa. E qui, come vedete, ci sono 3-4 federazioni riunite, grande campione della nostra federazione di Luigi, Gilardi, che è stato anche mio allenatore in una presenza nazionale con i Guazzaroni, e poi c'è il figlio di un altro grande personaggio che è anche, capito? Perciò vediamo anche Tombolini, sapete, responsabile delle squadre militari, diciamo un personaggio molto influente, capito? Amico e collaboratore di Sganga. Sì, soprattutto capitano della riserva, dei paracadutisti. Bene, professore Achilli, mi senti? Io ho sentito. Mi senti? Sì, certo. Va bene, mi scuso a nome della regia per la mancanza della voce, ma purtroppo oggi è una giornata così, ci tagliano i fili. Caro professore, che nello scorso anno ha fatto ben 30 anni, ci fai un cenno cosa consiste questo discorso del karate amatoriale e questo rapporto con la fisica che va, diciamo, di pari passo e soprattutto con il vento in poppa. Prego. Io non faccio altro che ribadire quanto ha detto l'amico Donati, va bene, di quanto questo che si è pesato, io faccio l'onesto, è un'idea di Sergio. Abbiamo una... Due anni fa ed è personalmente anche chi mi è vicino è stato preso come un spunto per quello che è un'apertura. Tutto quello che sarà il karate tradizionale amatoriale, quel qualcosa che non è stato pensato per domani, tutte le sinergie delle due federazioni. Che abbiamo giustamente circa 5.000 iscritti tra le due federazioni, ci dà la possibilità di poter passare ai nostri bravi tecnici e ovviamente ai tecnici della fisica, per far sì che la nostra gente cresca nel miglior modo possibile, si avvicini sempre di più alle nostre due realtà, alle nostre due federazioni, e che si dà la possibilità di migliorare non solo il discorso per quello che riguarda il discorso del pugno, del calcio, della parata, eccetera. Noi abbiamo la necessità di poter migliorare la cultura nell'espressione tecnica del movimento, e quindi come tale, mettendo insieme le nostre sinergie, sicuramente faremo con un programma a medio e lungo termine, faremo sicuramente un qualcosa, ma che è stato pensato e che ci dà la possibilità, mettendo assieme quelle che sono
le varie commissioni, inserendo dei nostri tecnici della Fircan, in maniera tale da poter portare un prodotto ai nostri iscritti, che sia estremamente interessante, estremamente coinvolgente e estremamente che possa crescere, essere quella che è la cultura e la preparazione tecnica dei nostri iscritti. Questo è un progetto che dà quindi la possibilità di lavorare in sinergia e da poter lavorare con grande lena, posso dire, perché è un qualcosa di estremamente coinvolgente che può far bene sia l'una che l'altra federazione per il domani della realtà. Sergio Donati, hai qualche domanda da fare, da porre al professor Achilli? Sembra di no. Federica Achilli, Federica, collega giornalista, sì? giovane, che deve fare il pezzo per Samurai del prossimo mese dedicato a questa trasmissione. Hai qualche domanda importante? Sì. Ancora in serbo? Altrimenti passiamo al vicepresidente Giuseppe Perlati. Passiamo al vicepresidente. Io lascerei la parola, sì, a Mr. Perlati, perché il tempo è poco. No, se hai la domanda, prego. Hai la domanda, Federica? No, è meglio il maestro Perlati. Va bene, allora, maestro Perlati, mi senti? Pronto? Vediamo il maestro Perlati da Bologna, se siamo fortunati. Eccolo. Io sento bene. Beppe, buonasera. Mi senti? Sentite? Io sento bene, voi bene. Sentite? Se tu alza un po' la voce e ti sentiamo abbastanza bene. Ancora più di altri così? Allora, sì. Ho poche cose da dire. Prego. Intanto che questo progetto è molto importante. Quindi l'idea che ha avuto dottor Donati e Achilli è molto utile. Si tratta, non mi piace molto, anzi mi piace molto poco, che si chiami karate amatoriale. Quindi bisognerebbe trovare, magari studiare un termine che non dia, c'è il karate agonistico e il karate amatoriale sembra quasi figli di un dio minore. Trovare qualcosa di più significativo, non so, anche basta dire non agonisti. Allora, e questo ma è una piccola cosa, si trova sicuramente la strada per farlo. L'altra cosa è, i contenitori sono stati elaborati molto bene, suggerirei magari di, in questo momento, coinvolgere anche i tecnici delle due federazioni, in modo che insieme elaborino un programma con ciò. Per quanto riguarda il nome, ci sono diverse possibilità, anche abbiamo parlato anche nell'ultima riunione su chiamarlo anche Accademia Superiore per lo studio del Karate Do, per esempio, oppure si potrebbe chiamare, come ho detto, anche solo non agonisti, perché Karate non agonisti. È diverso da amatoriale, sembra quasi una cosa, non so come dire, di divertimento, di gioco. Invece non è così, perché anche il karate tradizionale, il karate agonistico è sicuramente un elemento di livello altissimo. Gli agonisti sono atleti di livello altissimo, però ognuno dei praticanti può trovare modo, motivo di continuare per migliorare se stesso, per perdere le paure. E quindi io sono un esempio di questo. Io ho cominciato a fare karate a 23 anni. Non ero fisicamente, mentalmente preparato.
avevo paura di tante cose, non le capivo, non riuscivo non capivo bene come vivere. Per fortuna ho incontrato il karate amatoriale, il karate tradizionale. Col karate tradizionale ho praticato il karate tradizionale con tutto quello che c'era da fare. E dopo 15 anni circa, tutto questo negli anni 70, arrivato negli anni 80 ero completamente cambiato. Avevo vinto non le gare, ho vinto una gara, ho vinto la Coppa Sciotoka del 70. Però mi sono accorto che ho vinto la gara del Coppa Sciotoka del 70 perché mancavano i più bravi. Capito quello? Capito che l'incontro è sempre uno scontro con altri e, no, e che è più importante invece con se stesso? E questo l'ho imparato col karate amatoriale, cosiddetto, col karate tradizionale. Perché il karate tradizionale è karate amatoriale. Ma ognuno da quel karate può trarre tutto quello che può ottenere anche un atleta di altissimo livello, perché lavora sulla sua, combatte contro i suoi difetti, contro le sue paure, contro. E ho fatto tutto quello che c'era da fare, ho fatto gare, sono l'arbitro mondiale della VUCO, ho visto tutti gli atleti della VUCO per 6-7 anni in giro per il mondo, ho lavorato come dirigente federale. Cosa che non avevo sicuramente capacità di fare, perché il mio livello è stato sempre mediocre dal punto di vista tecnico del karate. Però, come persona, se posso garantire, so che si può ottenere un miglioramento della persona attraverso una pratica precisa. Perché la tecnica del karate tradizionale, se fatta in maniera corretta, condiziona anche la mente. Perché mente, corpo e spirito sono insieme. E questo è quello che è al di fuori, superato il momento della gara, comincia a praticare karate. Anche Maurizio è cambiato. Quindi sicuramente Carlo ha ottenuto qualcosa, si continua a praticare karate e c'è la possibilità di essere diversi, di essere più, come si può dire, accettare gli altri. Noi abbiamo il Dojo Kun. Questo è amatoriale? Il Dojo Kun è amatoriale, sì, però è molto importante. Però detto amatoriale mi piace poco, bisogna trovare una frase, un modo di dire che sia. C'è già karate tradizionale, eh? C'è karate, anziché karate amatoriale, si potrebbe pensare a karate do. Ora, anche la persona, io se in palestra quando ho cominciato non avessi incontrato il maestro Baleotti, il maestro Bazzarro, il maestro Shirai, non avessi sentito qualcuno che mi parlava di karate amatoriale, non l'avrei fatto. Perché non ero pronto a capirlo. Quindi per me era il karate e basta. Anche per Carlo, che penso che fosse il karate, era quello e basta. Poi certamente c'è lo sviluppo tecnico per fare le gare, se c'è un regolamento che permette di vincere o di perdere, se uno non si allena in questo modo. Abbiamo bisogno di allenatori. Però c'è un passaggio dove potevi andare da un'altra parte. Quindi una preparazione per fare karate, io l'ho chiamata sempre. Fare il periodo delle gare è una preparazione per fare veramente dell'essere umano un karateka, un maestro di karate. Quindi sono molto contento e ringrazio la Fisica, ringrazio Carlo, ringrazio il dottor Donati, Felcone, prima di tutto il dottor Matteo Pellicone perché è stato con l'incontro con lui diversi anni fa che abbiamo iniziato questo rapporto di collaborazione. Si vede che ha capito che noi stavamo lavorando seriamente. E quindi benvenga il futuro di collaborazione, tenendo presente che non è, il karate tradizionale non è, diciamo, di secondo livello, perché karate significa mano vuota, non significa kumite sportivo, non significa kata sportivo. Karate è un nome che è stato usurpato. Karate è quello che abbiamo, che è sempre tramandato come vuota la mente, karate, mani vuote, ma nel senso di vuotare la mente ed essere più aperto di tutto. Quindi sono molto contento che possiamo, sicuramente, come ha detto il professor Achilli, il presidente, possiamo in futuro formare un karate italiano di esempio per tutti. Non so Beppe, se. bene. La domanda che abbiamo messo in predicato con degli esempi del tuo passato che si collega alla vecchia fisica, hai parlato che hai fatto la carriera anche da arbitro ai famosi mondiali unificati, ITKF,
e Vucco di allora a Taiwan, eccetera, giusto? Hai passato veramente, hai la carrellata completa del che sei passato. Le tue parole, una cosa importante è uscita, cioè questa volontà di trovare con il nome una via specifica a questa iniziativa nata dalla mente fervida del folgorino Sergio Donati, a cui direi, abbiamo ancora qualche minuto di tempo. Sergio, cosa pensi sulle parole del professor Achilli e di Beppe Perlati? Io penso che il lavoro che è stato fatto da tutti i nostri praticanti, da tutti i nostri tecnici, meriti il massimo del rispetto e possa, diciamo così, creare quello che è la scuola italiana di karate. Tutte le sue sfide. Quindi, come diceva Beppe Perlati, il karate agonistico, di carattere di un taglio più tradizionale, ma un karate, per cui secondo me andare, diciamo così, a analizzare tutti i vari aspetti dalla storia, la filosofia, la tecnica, mettere poi insieme tutte queste considerazioni ci consentiranno veramente di portare questo metodo a livello nazionale e poi a livello internazionale. Vorrei diciamo così, fare una considerazione. Noi abbiamo dei grandi personaggi che in questi anni hanno creato una scuola di karate qui in Italia. Sono il maestro Shidai, il professor Giuseppe Pellicone e anche il dottor Aschieri, il professor Aschieri. E qui abbiamo dei grandi personaggi che hanno fatto, diciamo, della scuola italiana di karate un punto di riferimento per tutti, sia per il karate tradizionale che quello agonistico. Per cui noi non possiamo disperdere questo grande patrimonio che è rappresentato da queste grandi basi culturali che ci hanno lasciato. Da qui dobbiamo. E quindi credo che il progetto, chiamiamolo karate come vogliamo, però è karate e dobbiamo dare una veste che sia una veste universalmente accettata su basi scientifiche, ma su basi anche culturali, che sia, diciamo, la filosofia del karate, la storia del karate, la tecnica e tutto quello che serve per mantenere il praticante di karate in buona salute per tanti. Bene, professor Achilli, presidente, hai qualche cosa da aggiungere? Vediamo se mi sente. Non mi sente? Sì, professore, hai qualcosa da aggiungere? Mi sento. Per sentirvi, per quanto mi concerne, dico che dobbiamo continuare su questa piattaforma, dobbiamo continuare questa direzione, come abbiamo iniziato, come stiamo conducendo ora questi rapporti. Ferrara oggi l'audio non funziona, cioè a Ferrara c'è qualcosa che non gira, diciamo così, questi ferraresi non ci ha dato la banda giusta. Bene, abbiamo ancora qualche minuto di tempo prima di concludere. E tu, Carlo, che sei qui, che leggi il giornale, volevi fare i complimenti? Volevo fare i complimenti a Federica Achilli, perché veramente consiglio a tutti di acquistare Samurai, che è in edicola, perché c'è un articolo molto interessante sul progetto scuola.
su queste cose, e soprattutto un altro campione, capito, un grande maestro, che è il maestro, diciamo, Antonio Califano, che ricordo che è uno dei maestri che ha portato un atleta alle Olimpiadi giovanili. Ecco, io volevo ribadire e ringraziare il maestro Perlatti, e soprattutto dire che noi, suoi allievi di Balzaro, di Baleotti, siamo stati una generazione fortunata, perché abbiamo vissuto, forse non come loro, proprio la preistoria del karate in Italia, con la durezza degli allenamenti del maestro Shirai, del maestro Case, del maestro Naito, e la fortuna anche di essere entrati nella Federazione Olimpica. Perciò abbiamo una grossa esperienza. E quello che chiedo è che i nostri giovani aspiranti allenatori questa cosa la devono rivivere, perché il karate è unico. È grande risultato anche col progetto scuola, perciò lavoriamo a 360 gradi con questo slogan dai 4 ai 105 anni. Grazie Beppe, grazie a tutti. Bene, siamo alle conclusioni, ci fanno i segni che il tempo, che come sempre non è galantuomo. Giovedì 18, che è la puntata numero 26, avremo una trasmissione dedicata ai figli di Alamei. Sarà con noi il generale di brigata paracadutista Rodolfo Sganga, tra l'altro comandante della più antica accademia militare del mondo, quella di Modena, del 1678. Da lui dipende anche l'Accademia La Teulier a Milano, che è una piccola accademia, però la cito perché fa parte della mia città. Non dimentichiamo, con lui ci sarà l'avvocato, avvocato maestro Carlo Francesco Tombolini, capitano della riserva dei paracadutisti, molto legato al generale Sganga. Molto. Diciamo un binomio. Una fratellanza della divisa, le famose stellette. Sarà la giornata della Folgore, saremo tutti con il basco, ma chi verde, come il sottoscritto, chi amaranto, come Sergio Donati, a sentire di questi giovani della Folgore che si lanciano dagli aerei, ma sanno anche combattere a terra. Buon samurai a tutti. Se non sa, sarà quella giusta. Il Kyo Sojin del 1300. La nostra strada è molto chiara, chiarissima. 45 anni di samurai, non ho ancora cambiato strada, non ho mai cambiato bandiera. Buon samurai a tutti e arrivederci.